Benvenuti Makeup Lover. Oggi vedremo un po' di novità del mondo beauty in anteprima e poi esploreremo questa bellissima palette super essenziale, la Baby Glam di Natasha Denona. Come potete vedere ha un formato proprio natalizio, proprio da appendere all'albero, per un regalino, un pensierino al volo. Al prezzo di circa 18 euro, chiaramente il costo dipende dal rivenditore a cui vi rivolgete. Allora, c'è ovviamente anche il cordino che spunta, io l'ho rimesso dentro perché avevo fatto un bel reel sugli swatches e adesso vi faccio vedere subito che cosa ne penso. Io parto con la mia solita base di fondotinta, Unexpected Paradise, il fondotinta in polvere di Kiko. E questa invece è la nostra baby palette. Come potete vedere è veramente molto 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 essenziale. I colori sono scritti nel retro, quindi avremo il primo che è di transizione, poi questo qua che andrà nella crease, cioè praticamente qui, e poi avremo quello della palpebra morbida, lo shimmer. Allora, per chi è adatta questa palette? Questa palette, che può sembrare davvero troppo troppo minimal, per secondo me e per me costa veramente troppo rispetto al prezzo. Se noi contiamo che 5 colori, o forse sono 6, non mi ricordo adesso, di quelle un po' più grandi, costano sui 25 euro e questa ne costa sui 18, cioè è veramente troppo, è impensabile. È ovvio che uno sceglierebbe quella più grande, ma perché non va a scegliere quella un po' più grande che costa quei 7 euro in più? Perché spesso questi colori possono sembrare tutti uguali, soprattutto sull'occhio. Infatti, scusate, c'ho le borse qua che volevo farvi vedere un bel po' di trucchi, però lo faremo dopo. A questo punto vi parlo prima di questa palettina. Quindi ero rimasta al fatto che molto spesso, soprattutto per la Glam Palette, quella grossa da più di una sessantina di euro, diciamo, ha il difetto di avere questi colori che potrebbero sembrare tutti uguali, mischiarsi e quindi risultare troppo ripetitivi, inutili, anche uno spreco di soldi per chi comunque non li utilizza molto spesso anche su diversi tipi di pelle, poi tutti i look magari vi sembrano anche uguali, ma comunque facendo diversi accostamenti, diversi look, chiaramente tutti i colori sono diversi. Però per la persona media che non ha troppa esperienza e non ha neanche troppo tempo da dedicare al make-up, la mattina diventa troppo ridondante, insomma, quindi quasi inutile ed eccessiva. Invece per la Mini Glam, credo sia uscita, quella non l'ho presa perché veramente mi sembravano troppo simili due shimmer e anche simili con l'ultima uscita, la Face Glam, quindi non mi andava proprio di prenderli praticamente uguali. Di conseguenza, visto che questo shimmerino ancora io non l'avevo visto in azione e mi sembrava non ci fosse nessuna di queste tre palette, sempre se non mi sto sbagliando perché io non ho le altre due, cioè la media e la grande, volevo provarli appunto per avere una visione essenziale. Questa mi ricorda molto le palette, ad esempio, di Chanel, che sono quelle palette dove si ha l'immagine di una donna molto sofisticata, ma molto semplice, alla ricerca di questo look nude, ma anche glam, per quello che hanno messo questo shimmer estremamente potente, ma comunque di un colore top contenuto per avere una tonalità comunque intermedia tra questi due. Sono colori freddi, quindi attenzione a come li utilizzate. Si può usare su una carnagione calda, cioè chiaramente andrà a stonare, bisogna dirlo. Però se magari si utilizzano nel giusto modo, ad esempio questo, si può anche giocare un po' facendo un eyeliner e quindi gli altri due vengono sfumati molto, magari riusciamo anche ad accordarci su pelle anche più olivastre o anche più calde. Però comunque sono colori freddi da usare su pelli prevalentemente chiare.
Quindi, se vogliamo toglierci lo sfizio per avere un look immediato, senza tanti pensieri, ma super glam, possiamo farlo tranquillamente. A patto che sappiamo sfruttare lo shimmer. Questa palette può diventare inutile, diciamo, dal momento in cui non si utilizza lo shimmer, perché se si utilizzano solo questi due, che non sono neanche troppo scuri, il chiaro c'è, la transizione c'è, ma lo scuro non c'è, allora diventa troppo dispersiva, è un look troppo nude, non è più glam e diventa un semplicissimo look qualunque, troppo naturale, troppo soft, secondo il mio punto di vista, chiaramente, perché io sono abituata a degli shimmer, cioè soprattutto brillantinosi, glitterosi, metallizzati non mi piacciono molto. Però tollerabili. Infatti, questo qui è uno shimmer, è a metà tra un metallizzato e un glitterato. Infatti, questi di Natasha Denona di Shimmer, secondo me, sono particolarissimi proprio per questo motivo, perché non sono né troppo metallizzati e né troppo glitterosi. Sono una via di mezzo, danno luce senza esagerare o incartapecorire. Ok, spero di essere stata abbastanza chiara. Io quando li ho provati davano una sensazione di soft touch, proprio di un velluto sul dito, quindi erano veramente comodi. Proviamo a fare un look, anzi provo a farne due rispetto agli occhi, vediamo che cosa può farci uscire questa mini palettina, se ce ne fa uscire almeno due. Perché appunto vi stavo dicendo, al massimo si potrebbe anche pensare di fare un piccolo smokey eyes con questo e poi di fare una bellissima riga di eyeliner con lo shimmer. Perché la low eyes mi sembra troppo poco scuro per farlo vedere, manca proprio un colore molto scuro. E lo shimmer mi sembra troppo scuro per fare la low eyes, perché sarebbe scuro scuro chiaro. E invece qua abbiamo il contrario nei colori, di conseguenza mi sembra un po' sprecata come opportunità, anche se avrebbero anche potuto farla di questi fantastici quattro colori, o anche cinque migliorati, ma almeno avrebbero messo uno scuro. Questo è quanto posso dirvi. Per mia esperienza, poi sicuramente ci sono makeup artist molto più abili di me, però io vi dico il mio punto di vista. Allora, iniziamo subito. Visto che il colore è molto chiaro, il primo, questo qua, lo vado a mettere alla fine perché mi farà una sfumatura successivamente. Quindi io voglio iniziare subito con la transizione, pennello fluffy. Questo centrale spolvera un po', la pigmentazione è abbastanza buona, anche se secondo me questi sono ombretti che lavorano molto 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 bene con la spugnetta. Allora, adesso voglio andare a realizzare prima lo smokey eyes con l'eyeliner, vediamo se si vede. Invece di qua farò un look un po' più soft con cut crease. Ecco, prima che mi inceppo. Allora, iniziamo a fare la nostra sfumatura più scura. Adesso a stratificare ci andrà un sacco di tempo. Ecco, no, bene, anche tantissimo. Il fatto è che è davvero chiarissimo, è proprio solo una transizione, diciamo. Sulle pelli chiare, come potete vedere, su di me si vede tantissimo perché sono veramente molto molto bianca, però comunque si fa notare, ecco, già così come smokey eyes è davvero molto intenso e molto carico. Adesso voglio prendere un pennello sempre, sempre fluffy, ma ecco, a penna così triangolare. Prendiamo quello chiaro, vedete questo spolvera molto di più, scarichiamo l'eccesso e poi vediamo un po' di ammorbidire questa sfumatura estrema. In realtà bisognerebbe sfumare con colori molto più scuri per fare un vero smokey eyes, però noi facciamo questa variante chiara perché lo smokey eyes bisogna farlo con l'ombretto nero e poi si sfuma con l'ombretto marrone. Questo
Più che altro serve per illuminarmi sotto l'arcata sopraccigliare, anche se non si vede proprio tantissimo. Diciamo che serve più appunto per sfumare il marroncino precedente e non fare quella riga netta di colore. Come potete vedere, appunto, il colore si è davvero ben sfumato. Io do un'altra passata con questo di prima, soltanto sotto, senza toccare la bordatura dove è stato sfumato. Ok. Adesso dovrebbe essere un po' più sfumato. Si parla proprio di sfumature minime, perché come vi ripeto sono trucchi davvero molto chiari, molto chiari. Scusatemi, ma qui non riesco a prendere. Ok. Questa tipologia di pennello angolato, setole a linea. Vediamo un po' se diventa scrivente lo shimmer in modalità eyeliner. Questo è quello che si presenta sul pennello, quindi il pigmento viene raccolto. Voglio fare qualcosa di abbastanza semplice, anche perché, come vedete, come colori si distinguono poco, quindi non si possono creare look infiniti. Sono proprio per quelle persone che fanno quel look la mattina o in quell'occasione e boom, ci si ferma lì, punto e basta. Vediamo se è sfruttabile come eyeliner questo shimmer, perché mi era venuta una curiosità pazzesca, perché quando l'ho fatto, l'ho swatchato sul braccio, era molto visibile, ma davvero estremamente visibile, e quindi ho detto questo come eyeliner funziona bene. Io non sto usando primer, altre cose, perché non è che tutti la mattina utilizziamo quegli strumenti. Quegli strumenti si usano più che altro, secondo me, per trucchi più sofisticati, di certo, ma anche per occasioni molto importanti. Ok, non so se si vede, vediamo un po'. Ok. Si vede discretamente, c'è un leggero bagliore, però come potete vedere questo effetto smokey è davvero bellissimo. Per il smokey eyes questa palette è davvero adatta, rende davvero molto sofisticato il look, molto glam, anche anni 90 se volessimo proprio esagerare un po', diciamo, un po' grunge, diciamo così. Spero di averlo detto bene, perché veramente quei look anni 90 io li adoro. Vediamo un po' se ci dà una parvenza non esagerata. Ok, allora, questo pennello è ottimo, è del set dell'OVS, pagato sui 12 euro. Ok, e questo è la nostra riga, tutto chiaramente estremamente soft. Come potete vedere non è super preciso, anzi vado a renderlo un po' più impreciso sfumandolo e alzando un po' questa riga. Come avrete capito, io non sono l'esperta dell'eyeliner, anche perché comunque questo pennello è davvero un po' grossino, quindi bisogna un po' sapersi destreggiare. E questo e il look soltanto già così, con questo smokey eyes, apri tantissimo l'occhio, è davvero molto soft, non, forse in camera non sembra, però dal vivo è molto soft. E vediamo un po', visto che devo prendere il mascara, ecco qui il mio mascara, il Vicious di Nabla, chiaramente è uscita la nuova edizione limitata, quella col packaging gold, mi sono subito fiondata da Pinalli quel giorno che era uscito la nuova collezione di Nabla. Vabbè, la palette non era proprio disponibile, quindi non si potevano fare swatches, non c'era il test, non c'era assolutamente niente, però c'era questo mascara che gli ho detto scusi, ma che cosa cambia da questa edizione nera col packaging nero?
E fa, ma assolutamente niente, cambia solo il packaging. Cioè, io capisco che il packaging può essere bellissimo e tutto, ok, però se facciamo uscire edizioni limitate, magari si vorrebbe anche provare un prodotto che svolge magari anche un'altra funzione un po' più innovativa, non so, ditemi voi. Ok, mancava ancora un pezzettino per chi lo fa, se no si mette la matita di solito tranquillamente, se no si lascia così. Per dare un effetto un po' più di profondità, io prendo pennellino piatto, sporco le setole, entrambi i lati, e faccio una leggerissima ombreggiatura. Ok, sempre se ci riesco perché... Ok, ce l'abbiamo fatta, ha fatto un po' di fallout questa palette, ma niente di grave. E questo è il risultato finale. Spero sia visibile. Per il primo occhio, adesso vorrei fare un look un po' più, diciamo, appariscente glam, diciamo così. Per quelle ragazze, donne, ragazzi, uomini, insomma, tutti quanti che desiderano avere un look un po' più sofisticato, un po' più visibile. Allora, io parto sempre dalla mia shade centrale, cioè dalla mia tonalità centrale, e vado a fare la cut crease. Iniziamo dalla crease, poi ci penseremo per il resto. Spero si veda in camera, perché comunque sono tonalità davvero molto, molto, molto chiare, e essendo anche fredde, spiccano di meno. Parlo per le tonalità di transizione, chiaramente. Essendo freddo, a volte potrebbe spiccare di meno, ancora peggio, fare un effetto un po' più funebre. Bisogna saperle anche dosare un pochettino. Allora, iniziamo così. Vorrei proprio avere uno scuro perché mi sta mancando. Oltre al fallout che sta facendo questa palette, che non mi piace per niente, diciamo che metà ombretto se ne va praticamente spolverando. Di nuovo ancora a soffiare. E vabbè, continuiamo così e andiamo avanti. Non ci posso fare niente. Vado a intensificare con l'unico colore che ho questa porzione finale dell'occhio, in modo da chiuderlo, ma renderlo comunque fumoso il mio look, perché non si può pensare di fare un look con due colori netti, perlomeno così chiari, così nude, così neutri, secondo me. Poi ognuno ha la propria scuola di pensiero. Sto cercando di farlo il più scuro possibile in modo da far risaltare la tonalità chiara, biancastra, e lo shimmerone. Diciamo che così può essere abbastanza fattibile, diciamo. Adesso lo sto ancora un po' stendendo. Ok. Per ora io lo lascerei un attimino così con lo scuro. Come vedete è molto più intenso rispetto all'altro. E prendo la tonalità un po' più chiara, questa qui. Visto che ho già sfumato tantissimo precedentemente i bordi, non vado di certo a risfumarli, perché sennò perde l'intensità il mio colore scuro. Di conseguenza andrò qua vicino. Si può fare anche tutta la nostra cut crease chiara e mettere un eyeliner e finire, o anche niente eyeliner. È già così, è un look bello sofisticato. Però mi va di usare lo shimmer. Questa volta prendo un pennello a spugnetta. Ecco, un po' di fallout. Lo shimmer invece non fa fallout. Guardate come riflette davvero in modo potente. E lo voglio andare a mettere un po' più indietro. Ho messo qua lo shimmer per fare anche da base, vediamo un po' come si comporta, ma non è ultra riflettente, mi aspettavo molto meglio. Sulla pelle bianca donava molti più riflessi, forse la spugnetta non è proprio il suo
suo pennello adatto. Anche se scivola, è cremoso, è veramente buono. Bisogna ripassarlo un sacco di volte. O forse anche perché i colori sono così simili da confondersi. Ecco, riprendo di nuovo il bianco e faccio il mio punto luce qua per sfumare questo a questo e questo poi all'altro. Riprendo il mio scuro, ecco qua, per avere un risultato più omogeneo. Come potete vedere, lo shimmer è garbato, non è super mega metallizzato, glitterato da morire, diciamo così. Come potete vedere, c'è differenza tra i due occhi. Non ho ancora finito perché di qua voglio mettere la matita nera per far risaltare un po' di più questo look. Questa è nuova, è della Rim, no, di Wacom Intense Eye Pencil, la black classica. Non voglio mettere anche l'eyeliner sopra, in questo caso, perché i due colori mi sembrano molto scuri e non voglio ad andare ad appesantirmi l'occhio in quel modo, diventa veramente molto potente, troppo forse. Riprendo il mio mascara di Nabla. Vediamo un po'. Io adesso girerò un bel po' di video uno di seguito all'altro, anche perché le novità non sono assolutamente finite lì, anzi, io adesso devo fare un sacco di video perché veramente ci sono troppi prodotti. Purtroppo adesso ne stanno uscendo pochissimi e neanche poi tutta sta voglia di comprarli, cioè. Ah, comunque, a parte il costo, perché già anche il costo ti fa stare bello lontano se proprio non sei super mega convinto. Cioè, io non voglio assolutamente dire opinioni o fatti falsati, anzi, io voglio assolutamente dire ciò che penso del prodotto quando lo provo, in maniera più trasparente possibile, perché se no questo canale non ha proprio senso di esistere. Questo è il risultato per entrambi gli occhi. Come potete vedere, un bellissimo smokey eyes con cut crease. Lo shimmer sembra super mega brillante, ma in realtà si mischia tantissimo con questi colori. Ok, forse perché sono tonalità davvero troppo simili, troppo troppo simili, quindi non gradisco troppo questo abbinamento. Poi prendo il mio solito rossetto sul nude, che su Natasha Denona più o meno come colore ci si abbina abbastanza, ci sta. Okay. Però non mi accontento e ci metto un po' di gloss di Wycon o qualunque altro gloss sul chiaro in modo che sia il più possibile tono su tono. Avere una buona riflettenza. Senza stonare. E perché in questo caso comunque gli occhi non brillano tantissimo perché sono smokey eyes, trucchi molto fumosi, in questo caso molto nude. Facciamo brillare le labbra. Ok, questo è il primo video della serata, ma ne farò tanti altri. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa palette, perché chiaramente è un prodotto un po' particolare. È molto, fa venire dei look davvero molto belli, però
però bisogna essere delle persone molto o molto semplici, proprio per usare solo tre colori, punto e basta, oppure estremamente sofisticate perché il mio look da lavoro, quello che è, richiede semplicità, ma anche essere eleganti, quindi sofisticati. I look che si possono creare sono chiaramente limitati, il costo per quello che è elevatissimo, però la qualità io la vedo presente perché se guardo i miei due occhi vedo due look diversi e li vedo entrambi molto eleganti, non appariscenti, ma veramente per delle persone, veramente, non so, mi immagino una donna in affari col tailleur, molto, molto audace per il suo carattere, ma elegante nel suo stile. Ok, io intanto mi preparo a girare il prossimo video, prendo la mia borsa dei trucchi, ovviamente presi tra Black Friday, un po' di sconti. In realtà io li prendo sempre di solito all'uscita, però hanno fatto gli sconti all'uscita e io non ho sempre tempo di girare il video, anche se mi piace tantissimo condividere con tutti voi tutti questi segreti del make-up, queste recensioni e per tenerci anche compagnia. Quindi io vi ringrazio tantissimo. Se volete, per supportarmi, mettete like, commento e iscrivetevi, tanto è gratuito. Io spero che questa community cresca perché questo è il nostro canale. Fatemi sapere se volete anche altre tipologie di video, oltre make-up. Io vi saluto. Ciao, make-up lover!